il mercante di stoffe che farà questo lungo viaggio che porterà lo spettatore fino al deserto del Marocco, fino a vedere dei posti molto suggestivi, molto affascinanti. Ed è un film appunto di atmosfera, molto delicato. I silenzi nella storia a volte dicono molto più delle parole ed era questa l'intenzione del film. E anche il lavoro con gli attori è stato fatto in questa direzione, cioè quello a togliere, cioè lasciare spazio all'immagine. La scelta delle lenti anamorfiche Technovision 2.35 è stata una scelta ottimale per via della lunghezza e della larghezza dello schermo, il quale dà una grande profondità per le scene di paesaggi e dà pure questa possibilità di inquadrare in un modo diverso i personaggi, due o tre personaggi anche come composizione. Il rapporto con i collaboratori è magnifico, da Adolfo Bartoli, che è il direttore della fotografia, insieme a Maurizio Calvisi, con entrambi, diciamo, è stato anche un rapporto anomalo, nel senso che avere due direttori della fotografia a volte, insomma, non succede, però in qualche modo sia l'uno che l'altro si sono compensati e hanno fatto un bellissimo lavoro. Non si nota la differenza tra il mio inizio e la sua fine sulla fotografia, perché tutte e due le cose si sono molto bene amalgamate, grazie all'esperienza di Maurizio. E quello che abbiamo cercato con il regista di tirar fuori è stato proprio questo: le grandi dimensioni, le grandi ambientazioni, la bellezza di questa grande scenografia naturale e i particolari invece fatti appunto da uno sguardo, di una parola, di un rumore, di un suono. Gli ambienti di questo film sono ricostruiti al 100%. Si è fatta questa scelta oltre per motivi tecnici e di budget, anche per poter avere un controllo totale su tutta l'operazione, chiamiamolo così, di messa in scena. Devo dire che le scenografie sono straordinarie. Abbiamo girato tra Cinecittà, in studio di Cinecittà e Marocco, e Alfonso Rastelli ha fatto veramente un grandissimo lavoro. Le difficoltà sono state più che altro quelle di connettere gli interni e gli esterni del film, perché chiaramente dovevi rendere tutto molto credibile. La scena più difficile credo che sia stata la tempesta di sabbia. Che è stata ricostruita a Cinecittà e che sembra, sinceramente, quando l'ho rivista, sembra veramente di essere nel pieno del deserto, nel pieno di una bufera. Non era semplice girarla con l'attrice, tutto quello che volava, insomma, anche poteva essere anche pericoloso. Abbiamo scaricato camion e camion di sabbia, animale, tende fatte venire dal Marocco. Credo che oltre a essere la parte più difficile e complicata da fare, sia stata anche la più divertente, perché poi alla fine ci siamo divertiti molto. Una scena non difficile, però molto bella da girare, è stata il bagno turco, ma lì è stata un'intuizione di questo bagno d'oro che abbiamo fatto entrare dalle finestre, e quella pure è stata una scena, non dico difficile, però interessante. Insomma, sono stato, diciamo, fortunato ad avere un rapporto, oltre che professionale, anche d'amicizia con queste persone che mi hanno dato veramente il massimo e credo che poi alla fine il risultato ci dà a tutti ragione.